in questa disgraziata trasmissione. Terza cosa che ti voglio dire, poi ti presento una persona, ed è questa. Nel 2024 c'è ancora qualcuno, quasi nel 2024, qualcuno pensa che fare un calendario con delle donne in bikini sia un delitto all'autorità femminile o al femminismo. Io voglio incorniciare le parole che ci ha detto ieri in questa trasmissione una delle protagoniste, che è l'unica che possono parlare, le donne di quel calendario, le uniche titolate a parlare, la quale ha detto che è stata retribuita troppo poco, 300 euro per fare quel lavoro, e poi ha detto una frase fondamentale: noi decidiamo di fare quello che vogliamo del nostro corpo. Tutti i moralisti del cazzo che hanno parlato in queste ore, compreso te, dovrebbero stare zitti di fronte a quelle parole, inginocchiarsi e dire: abbiamo sbagliato. Da Roma, David Parenzo, buonasera. No, ma nessuno si deve inginocchiare a niente. In democrazia nessuno si deve inginocchiare a niente. No, inginocchiare a chiedere scusa, Però fermati un attimo, ti presento una persona. Ti presento una persona che si chiama Francesco Facchinetti. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Ciao Parenzo, come stai? Ciao caro. Bene. Tutto bene? È venerdì, tra poco la trasmissione finisce, quindi molto bene. Ci inginocchiamo tutti e due. Ma scusa, a nessuno. Dimmi cosa pensi di questa storia del calendario subito. Ma è follia, femminismo veramente 2.0, totalmente folle. Ma poi chi in Italia si prende un calendario di quel tipo, scusa Parenzo, non litighiamo subito. Allora, tu sei una persona seria, colta, hai frequentato le più importanti scuole internazionali. Dipende. Del G7, sì, Harvard, sì, la Columbia, sì, University, sì, la London School, sì, of Economics. Tutte insieme, però. Sei figlio della migliore borghesia, della migliore tradizione di questo paese. Perché mai, caro amico Facchinetti, studiato a fianco dei figli di Carter, sì, a fianco dei figli di Tony Blair, sì, hai avuto l'occasione di frequentare davvero il G7 internazionale? Dovresti metterti in camera, lo faccio nella ancora tua cameretta, sì, il calendario di un paio di ragazzette anche molto che perché tu che sei figlio di questa straordinaria tradizione hai studiato nelle migliori fondazioni internazionali, perché ogni maschio che si rispetti nella sua cameretta si fa le pippe guardando un calendario e non è un male, non è un peccato. Una persona della tua levatura e caratura internazionale, un uomo come te che ha passato la vita a studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale, che ha fatto il liceo classico, poi filosofia antica. Ma perché uno come te si riduce a mettersi nella cameretta della stanza? Scusami, Parenzo, dimmi la verità, mi fai parlare Parenzo? Mi eri più simpatico quando cantavi il Capitano Mi fai parlare Parenzo? So che ti arrabbi tutte le volte, ma io voglio ricordarti così. Regia. Va bene, mandala almeno 10 secondi che guadagno soldi con la SIAE. Grazie. Vai. Io sono il capitano. Muovi in alto il bacino. Parenzo, amico mio. Parenzo, dimmi la verità. Allora, tu nella tua gloriosa vita, perché ovviamente anche la tua vita è incredibile, sono ancora gloriosa, sono ancora giovane. Ecco, tu non sono hai mai giovane. Dedicato un pensiero guardando un calendario? No, dimmelo. No, non l'hai mai fatto. Sono sincero. No, non ho mai comprato questi calendari. I problemi sono tuoi. Dopodiché non ho neanche mai scritto Rock del Capitano Uncino, ovviamente, quindi non posso paragonarmi in questo però caso. Però hai vinto un premio Pulitzer, questo me lo ricordo. Ho vinto il premio Lino. Sì, che è uno dei più ambiti premi giornalistici italiani. Però io siccome non voglio farvi lasciare, non voglio lasciarvi fare la trasmissione a voi, che sarebbe divertente farlo. Ma siccome io Facchinetti lo considero quasi come un fratello, grazie, questo lo voglio veramente dire. C'è fratellanza, per me Facchinetti nel livello della gerarchia degli affetti grazie, è come mio fratello che ha 12 anni meno di me, cioè gli voglio un bene dell'anima. Anch'io ti voglio bene intrinseco proprio, intrinseco. E siccome gli voglio bene, non posso immaginare che un fratello come io lo considero così possa mettersi a difendere un calendario, ma non perché sia da attaccare, ma mettersi a difendere un calendario. Sono due livelli di discussione diversi. Vabbè, nel 2023. Nel 2023. Andiamo oltre. Ma ancora il calendario. Andiamo avanti. Allora,
Andiamo su una cosa che è questa, ragazzi. Caprarica, Antonio, sì. Caprarica, che non lo conosci, Caprarica, che è un grandissimo giornalista. L'ho incontrato anche lui studiando ad Harvard, lo posso dire, studiando ad Harvard al secondo anno, non al primo, non c'era. Secondo l'ho incontrato. Ecco, al secondo ad Harvard l'hai incontrato. Antonio Caprarica. Giustamente Facchinetti è un uomo di mondo e si interessa di altre cose, non di queste minchiate di cui spesso ci occupiamo noi. Non gliene frega un cazzo di sapere chi è Antonio Caprarica. Noi lo sappiamo, Antonio Caprarica. Con tutto l'affetto, non lo conosce nessuno. Io vorrei strappare tutto il copione di oggi. Dimmi di fronte. Ma cos'è successo? Allora, Caprarica, a proposito del signore della legittima difesa, dice: qui no legittima difesa, no la difesa. Insomma, parla del caso Roggero. Vai. Nel caso di merito, il caso in questione, non siamo di fronte a un episodio di legittima difesa. Siamo di fronte a un episodio di vendetta che per definizione è illegittima, perfetto. E lo è in tutti i sistemi civili e in tutte le società civili del mondo. E mi pare che la ricostruzione processuale, tra l'altro con evidenze e prove, come ha rilevato il procuratore di Asti, fornite dallo stesso poi gioielliere condannato, cioè quel famoso video, dimostrino con ogni evidenza che qui la difesa non c'era più. E qui abbiamo un signore che armato di pistola si è messo all'inseguimento dei due rapinatori e li ha freddati mentre questi cercavano di scappare. Allora, fra 30 secondi un argomento che gli è molto caro, la difesa personale, la difesa personale spiegato da Facchinetti. Parenzo rabbrividirà, spiegato da Facchinetti. Fermi tu, Facchinetti. Mamma mia. Strade in ballo. Io, caro Cruciani, aspetto solo il giorno della rivoluzione per vedere la tua testolina piena di capelli sporchi rotolare in giro in piazza. Quanto godo, e sarà tra poco, Cruciani, sarà tra poco, sarà tra poco. Robespierre. Ma sì, un cretino totale. Però ragazzi, altri files interessanti, altre voci interessanti. Innanzitutto Briatore che se la piglia con questo paese, con l'Italia, perché abbiamo la cultura di fregare la gente, i turisti, questo da Treiu. I turisti di questo, in questo paese li fregano. Detto da lui che ha le società all'estero. Ma peraltro, che cazzo c'entra che ha le società all'estero? Perché uno non può avere una società all'estero. Uno non può avere una società all'estero. Ha sottinteso qualcosa lui, però. Cosa hai sottinteso, Parenzo? Cos'hai sottinteso? Dillo. No, e dillo chiaramente. Stai dicendo che evade? No, non mi permetterei mai. Dico semplicemente che ha scelto di mettere, come hanno fatto tanti imprenditori, le sue società all'estero. Io comunque, per dirla con le parole di un poeta, porta in alto la mano, sei il tuo capitano. Grazie. Muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ma non c'è ombra di dubbio, ragazzi. Vai. Ma di che stiamo parlando? Briatore, vai. Noi dobbiamo trattare meglio i turisti. Poi anche il paese dove i turisti stanno meno da noi, perché più o meno li fregano sempre. Abbiamo quella cultura di fregare la gente. Tanto dicono, questo qui è arrivato dalla Polonia, viene due giorni, non lo vedo più, il cappuccino invece di 5 glielo metto 10, questo glielo metto 20, gli do la merda da mangiare, tanto questo qui non lo vedo più, vaffanculo. Sì, succede, per carità, succede, ma non è che tutti quanti adesso i ristoratori o gli imprenditori italiani che fanno turismo sono così. Non è che la raffigurazione, la fotografia dell'Italia può essere un posto dove i turisti li fottono, dai. Sai qual è secondo me quel settore che fotte il turista? L'elitario, cioè i ristoranti elitari, quelli che costano di più. Sto venendo lì, scusami. Gli entry level, cioè il ristorante dove mangia la pizza a 7 euro, sono quelli che trovi appunto nella zona turistica di Roma, dove vai a prendere un cappuccino già solitamente costa 5 euro. Se vai in un posto e sai che costa 10 euro, sono quelli secondo me che aumentano, che caricano. Quelli fanno bene. Secondo me, guarda, la colpa non è mai del ristorante. Se uno c'ha i prezzi evidenti, chiari, 50 euro per pigliare un cappuccino in piazza San Marco, ma li aumentano secondo me. Ma via, andiamo oltre e facciamo sentire che cosa? Facciamo sentire ancora una roba che riguarda il fascismo. Il fascismo. Ancora rompete il cazzo, ragazzi, sul fascismo. Cioè, scurati. Uno che ha scritto una trilogia su Mussolini. No, sì, è un grandissimo, per carità. Venduttissimo all'estero. Lei conosce Scurati, sa chi è? Un test. L'ho incontrato all'università del Massachusetts. Non è mai andato. Scurati. Lei al massimo può fare un passo avanti ondeggiando, un altro indietro bailando. Muovi a tempo il bacino. Sono sto cazzo di capitano Uncino.
Scurati sulla scala, vai. L'attuale presidente del Senato sarà sempre abusivo alla Scala, che è un tempio della cultura e della libertà, finché non rinnegherà il fascismo. Questo non l'ha rinnegato. Io. No, questo non lo dico io, lo dice questa. La storia della Posso Scala. Posso dirti una cosa, ragazzi? Basta. Ma vi rendete Basta. Conto? Ma vi ha rendete detto una conto? Cosa ovvia. Ma che cazzo vuol dire? Ma chi è che decide se è abusiva alla Scala o no? Scurati! No, ma chi cazzo è? No, Scurati! Senso, fermi tutti, fatemi dire questa cosa. Scurati, Scurati, che ha tutta la mia mirazione. Io ho letto, al contrario di Facchinetti, che giustamente non è interessato a queste cose, io durante qualche pausa del mio lavoro mi sono letto tutto il libro di Scurati, perché è un romanzo eccezionale, la trilogia, il cazzo che va benissimo, li ho letti tutti perché l'ho letto come un grande romanzo, non perché sia fascista, antifascista, non me ne frega un cazzo, è un bravissimo scrittore, ma non ha alcuna autorità morale per dire alla russa che lui non sarà mai ben accetto alla Scala perché non ha rinnegato il fascismo. È una puttanata colossale. L'intellettuale chi cazzo no? l'ha nominato tu intellettuale opinioni. Tu e i tuoi amici, dai. Ma scusami, ma perché dedichi tanto spazio a Vannacci con le fregnacce che ha scritto? Perché Vannacci, rispetto a Scurati, è un gigante della libertà. Forse ma non hai capito scherzando. Ancora, un gigante ma della libertà. Quello Vannacci che accarezza la mano di una bambina di colore e scopre che quello è il nero. Ma tu stai scherzando, che stai prendendo un pezzo di un libro, l'intellettuale dai. Scurati. Però voglio sapere l'opinione di aspetta, allora, aspetta un attimo, l'opinione no, di Facchinetti sulla questione non ha mai detto di essere antifascista. Ma chi se ne fotte? Della legittima difesa? No, sulla legittima difesa. Ha ragione Gioielliere o no? Ma io concordo con un radioascoltatore, ha appena detto: se entri in casa mia, purtroppo subisci quello che può essere una difesa. Una difesa. Ma ecco, com'è possibile dire no, così? Aspetta, ma com'è possibile? Aspetta. E questa difesa certe volte può essere anche esagerata. Fai conto, lei Parenzo ha dei figli? Sì. Lei Parenzo dei figli, quattro figli. Allora, lei è in casa sua, ci sono quattro figli. Entrano due malviventi. Lei non capisce se hanno la pistola o meno, il coltello o meno. Perché? Cosa faccio? Perché in una situazione del genere non è che puoi capire. Scusi, lei ha la pistola. Perfetto. Lei ucciderebbe una persona per difendere la vita dei suoi figli? No, perché non ho armi. No, ok. Quindi ma sto a casa no, e mi proteggo. Aspetti, Parenzo, non bisogna usare solo una pistola per ammazzare una persona. Lei ucciderebbe una persona che entra in casa sua per difendere la vita dei suoi figli? No, sì perché o no? Avrei paura di fare molto peggio, nel senso che siccome non penso allora di essere più bravo del mio rapinatore. Però scusa un attimo, non penso di essere più bravo. Allora io non conosco inseguire questi li ha inseguiti. Io non conosco la vicenda, non so se li ha inseguiti fuori da quello che conosco niente di nulla. No, quindi non conosco fino in fondo. Non so scurati. Però ti sei impiccato da solo. Sì, è vero, ha ragione. Sta di fatto che se lui si è messo a seguire dei rapinatori per strada e gli ha sparato così non alle gambe, alla testa, sicuramente è una cosa che di fatto non bisognerebbe fare. Ecco. Francesco da Roma, dimmi. Francesco. Buonasera Giuseppe, vai. Caro David, ti porto nel cuore, semplicemente perché mi sembra che ci troviamo in quella che è la parafrasi di un film di Kubrick in questi giorni, che è il pianeta delle scimmie. Cioè? Il pianeta Bellissimo. Delle scimmie, perché sostanzialmente quelli che stanno intervenendo in questa trasmissione, in primis tu Cruciani, anche il tuo amichetto ex DJ, siete delle protoscimmie semi-antropomorte, perché è impossibile che un assassino come Mario Roggero, una persona che ha freddato due poveri ladri inermi, mi tocca dire in questo caso, perché stavano scappando, sparandogli alle spalle, venga difeso così da te e da tutti questi stronzi. Ma scusami, ma tu hai sentito o non hai sentito quello che ho detto? L'hai appena detto? Hai appena difeso il diritto di difendersi, di sparare come senti quando una persona parla o hai del cerume inaudito nelle orecchie? E cosa ho detto? Hai appena fatto una domanda. Ha detto che non va bene se uno insegue. Cretino, fermi tutti. Fermo, cretino, non rispondi un cazzo. Tu fermo. Ci mancava solo Facchinetti. Da Conan della favola. Oh Cruciani, è notizia fresca che il tipo che ha ucciso il medico nel parcheggio del policlinico di San Donato l'anno scorso è stato condannato a 16 anni, omicidio volontario ma senza premeditazione, l'ha solo aspettato fuori nel parcheggio con l'accetta. Pensa, ha preso meno del gioielliere. Incredibile. Siamo proprio in un mondo al contrario. Dai.
Apare, io sono uno di quelli che è corso a vaccinarsi volutamente, volontariamente, perché si fidava. Un anno e mezzo di effetti collaterali con tanto di infiammazione del cuore. Documentato, testa di cazzo. Qui bisognerebbe aprire un altro capitolo, no, Francesco? Un altro volta, capitolo. Prossima volta. Però volta. Abbiamo qui, caro Parenzo, tu non li puoi vedere, cioè, ti manderanno delle foto. C'è ancora il direttore Facchinetti. Sì, come no, presentissimo per te. Fino alle 20. Fino alle 20, qui con noi a romperti i coglioni. Ma il compito di romperti il cazzo. Sì, no, ma va benissimo. Gli voglio, ti dico, io ho una famiglia. Lui è come se facesse parte della mia famiglia. Posso dirti questo, Facchinetti? Lo so. Facchinetti, tu sei stato, ricordo male. Ricordi? Sei stato tra i fondatori del Sole 24 Ore, tra i fondatori, nel senso dal punto di vista editoriale, proprio io del pensiero. Ho fondato il Sole 24 Ore. Ho ricordo male io. E la mia famiglia non solo ha fondato Milano, cioè proprio anche la città. Però questo ne parleremo più avanti. Grazie. Allora, Parenzo, tu non puoi vedere chi ho qua davanti. Ho degli amici di Parenzo, due campioni del mondo assoluti. Sì. Tipo, due cavalli, come direbbe qualcuno, no? Molto bene, qualche domanda veloce a Facchinetti, li faccio fare l'ospite per un istante. Ma ancora lì, Prego, sì, sono ancora qua, ancora mezz'oretta, guarda. Cioè è arrivato alle 6:30 sì, e un'ora sì. E ancora per romperti i coglioni, sì. Appositamente. 30 minuti prima. No, non 5 assolutamente prima. Niente, constato che non ha veramente niente da fare. Guarda, se ti elencasse tutte le robe che fa, penso che sarebbe, penso che moriresti. Parenzo, io sono portatore sano della filosofia di presentarsi peggio di quello che si è. Io la trovo una filosofia migliore. Com'è questa filosofia? La filosofia di presentarsi sempre peggio di quello che si è. In un mondo dove tutti vogliono essere invece meglio di quello che sono, io sono portatore sano, io voglio sembrare peggio di quello che sono. Invece lei ha mai fatto beneficenza? Io faccio beneficenza per i cazzi miei. Non lo dichiaro, ma non è che non lo dichiaro perché voglio fare il figo, lo faccio e non lo dichiaro, perché dichiararlo è una rottura di coglioni, perché se lo dichiari ti vengono a rompere le palle. Ti faccio un esempio stupido. Ho donato 200.000 euro all'Aquila, hanno comprato con questi soldi delle scavatrici, li hanno lasciate lì, non le hanno mai usate. Sono venuti a rompere i coglioni a me. Ad Amatrice idem, ho dato i soldi ad una scuola, questa scuola li ha investiti in cose diverse da quelle che dovevano essere. Sono venuti a rompere i coglioni a me, quindi io pubblicamente non donerò più una lira, ma non perché io penso che ci sia soltanto una cosa da dire. Prego, regia. C'è solo una cosa da dire, solo una cosa. No, regia. Prego, regia. Segui il tuo capitano, altri soldi. Sono il capitano. Allora, terza cosa che ti voglio chiedere è questa. Terza cosa che ti voglio chiedere veloce è questa. Lei ha mai parlato con la Schwa, o non mettendo la finale delle vocali finali? Lei sa che cos'è il linguaggio con la Schwa? No, è un linguaggio che non ho mai utilizzato. È il linguaggio del gender, sostanzialmente. Linguaggio di chi pensa che bisogna parlare senza mettere il plurale, dicono tutto invece di tutti, perché è più inclusivo. Posso dire che è una gran puttanata? Sì, Posso dire che è una gran cazzata, come tutte queste questioni in cui non puoi dire lei, lui, i non binari. Sono tutte delle grandi cazzate per me. Io non ho mai sentito, e vorrei sentire qua, un non binario. Posso incazzarmi? Sì. Io vorrei sentire Parenzo, un non binario che viene in onda e mi dice che se io gli dico lui o lei, lui si sente discriminato. Non ho mai sentito uno non binario venga in onda adesso e dica che io la devo chiamare con loro, perché sennò si sente discriminato. Non ho mai trovato uno. E gli asterischi che vengono messi nella lingua italiana invece di mettere i o a eccetera, non ma li trova. Gran cazzate. Ma chi supporta questa roba? Gente che non sa neanche che cazzo sta dicendo. È più diffuso. Lo sai che ci sono 76 parlamentari italiani che hanno perso il loro tempo, 76 donne italiane del Parlamento, hanno perso il loro tempo impegnando gli uffici della Camera o del Senato per chiedere alla Russa perché non viene rispettato il fatto che vengono chiamate senatrici. Hanno perso del tempo, invece di occuparsi del paese, hanno perso del tempo per presentare una protesta al presidente La Russa, che spero, ma non credo che li mandi a fare in culo, perché non vengono chiamate senatrici invece di senatori. Certo, questo perdono tempo. Ma corretto questo? Vabbè, questo è una mia incazzatura personale. Lei pensa che conosce la vicenda del rapper Shiva? La conosco molto bene. Lei pensa che Shiva sia un criminale o abbia agito per legittima difesa? Meno male. Come
meno male. Questo lo conosco, lo conosco. Una cosa sola, questo è una cosa abbastanza delicata. Allora, è delicata, certo. Lui ha avuto la finanziaria è delicata. Sì, la poi manovra parliamo finanziaria. Della finanziaria. Aspetta. Poi parliamo. Lui ha avuto due aggressori che sono entrati in un luogo privato perché erano all'interno di un cancello. E uno di questi due aggressori, tra l'altro due lottatori di MMA, gli ha spaccato la mandibola, quindi gli ha fatto male. Vabbè, sto raccontando quello che è successo. Non sto giudicando. Sì. In quel momento il rapper Shiva ha pensato che per difendersi doveva tirare fuori un'arma e sparare. Che era posseduta illegalmente quest'arma. Posseduta illegalmente. Dimmi cosa è successo. No, dimmi. Sicuramente. Intanto dico la parola facchinetti. Io le voglio. Parenzo, io lo so che lei mi vuole rompere i coglioni oggi. Però, scusi, perché molti suoi colleghi, suoi di Shiva, lo hanno detto free Shiva, eccetera. Questo aveva anche dei precedenti. Posso dire una cosa molto interessante. Allora, chi dice questo? Dei rapper, perché chi ha sparato lì non è Andrea, che è il ragazzo, è il rapper Shiva. È una cosa abbastanza difficile da capire. Ma quel rapper, se fosse stato filmato da questi due aggressori, che sembra siano stati pagati da un altro rapper, se questi due aggressori l'avessero filmato, malmenato e avessero pubblicato questo video in rete, questo rapper non avrebbe più fatto il rapper. Per cui sono rapper che con questa mentalità da rapper difendono un rapper. Andrea, che è un ragazzo, non il rapper Shiva, Andrea non avrebbe mai sparato. Ha sparato il rapper Shiva. Lo so che è difficile da capire. Beh, e un sembra po' complessa, metaverso. Però c'è anche per te una condanna esagerata. Il fatto che lui non abbia potuto vedere suo figlio nato, sua figlia, non lo so, mi sembra una cosa esagerata. Mi sembra non far vedere a un ragazzo che è in galera. C'è un permesso, sono tanti che sono. Sì, però, ragazzi, non si può difendere uno che ha sparato a uno alle gambe e poteva pure ammazzarli. Non lo sto difendendo, sto dicendo. Secondo te è legittima difesa? Potrebbe essere legittima difesa? Anche dei precedenti, ragazzi. Potrebbe essere legittima. Bisogna capire se ha sparato alle gambe o al corpo. Bisogna capire se gli aggressori fossero all'esterno. Scusi, se lei con le sue macchine incontrasse invece questi che bloccano le strade, perché lui ha diverse macchine e bloccano le strade per protestare per il clima, quale sarebbe la sua reazione, signor Facchinetti? Io vado lì e chiedo che cosa state facendo. State protestando per il clima, benissimo. Poi chiedo come mai state protestando per il clima. Se volete vi do una mano, per favore toglietevi dai coglioni, perché sono delle persone che devono andare. Se loro dicono no? Se dicono no, glielo dico un'altra volta, terza volta, quarta volta, e poi li prendo e li sposto. Questo li prende di peso la porta. Mi sembra tutto perfetto. Facchinetti. Grazie per queste risposte, Facchinetti. Grazie, Facchinetti. Grazie del contributo che ha dato alla trasmissione. Grazie. Vai, regia. Ora vivere ogni. Allora, stava dicendo una cosa fondamentale, però, che è questa: perché quelli che protestano sulle strade. Allora, il problema di questi che protestano ancora sulle strade. Problema di questi che protestano sulle strade, che non lo fanno per un pensiero nobile o per un gesto, non sanno neanche che cazzo stanno facendo. Bravissimo, sanno neanche che cazzo stanno facendo. Molto oltre bene. Che bloccare ovviamente le persone allora, che vanno a lavorare. Allora, un'altra cosa di politicamente corretto ridicola di queste ore mi viene dalla tua amica Azzolina, caro Davide, la tua amica Lucia Azzolina, ex Lucia ministro. Lucia Azzolina è stata ministro dell'istruzione. Come no, benissimo, certo. Perché negli autogrilli fasciatoi sono quasi sempre solo nei bagni delle donne? Io, ragazzi, non ce la faccio più. Non ce la posso fare. Perché molti di voi sono in macchina, Azzolina. Osservano i fasciatoi nel bagno delle donne. Se ne frega? Io vorrei avere in onda uno che ha protestato per avere sto cazzo di fasciatoio nel bagno dei maschi. E a questo punto facciamo anche il fasciatoio nel bagno dei no gender, nel bagno degli uomini anche maschio o femmine, i bambini ormai. Ma che c'entra? Uno deve scegliere dove metterlo, che lo mettiamo in mezzo ai coglioni, lo mettiamo nel bagno delle donne, perché normalmente nel 90% dei casi il bambino in mano ce l'hanno le donne. Che vogliamo fare? Ma nel nostro vecchio mondo medievale adesso chiama pure la regia. L'unica cosa, la regia, ti dico io cosa deve mettere. Deve mettere solo questo la regia. Vai, regia, metti solo questo. Regia, scusa. Regia ha chiamato un no gender
che si lamenta se non gli diamo un pronome no gender. Ha chiamato qualcuno? No, non ha chiamato nessuno. Sì. Ha chiamato qualche uomo che si lamenta perché non c'è il fasciatoio nel cesso dei maschi? No, io aggiungerei, voglio uno che qua ci dica ho paura che torna il fascismo, cioè ne voglio uno. Voglio uno che venga in onda a dirci ho paura che torni il fascismo. Questi tre argomenti, per favore, ripausare. Allora, intanto Anna Rita Briganti, applausi, applausi, applausi. A parte che si dice bagno, uno. Secondo punto, brava, l'Italia antifascista, invito la Digos nel caso a venire, non so fino a che ora sarò perché poi ho un impegno con degli amici, se no posso dire alla Digos in che locale andrò. Ma chi se ne fotte? L'Italia antifascista, ma io sono antifascista e visto che tu hai chiesto, c'è un ritorno della destra e dell'estrema destra nel mondo che fa paura, c'è un ritorno dell'antisemitismo impressionanti, ci sono persone di religione, però io ti ho ascoltato, ci sono persone di religione ebraica che hanno paura in questo momento seguire la loro religione, la loro fede. Io che sono molto religiosa rispetto tutte le religioni per l'antisemitismo crescente. Ma che c'entra? Noi siamo nella città del binario 21, nella città della senatrice di fede, nella città del memoriale della Shoah, dal binario 21 andavano a morire. Rispondi a questa domanda, non vogliamo analizzare quello che tu hai detto, che mi sembra che abbia un'importanza, una valenza storica, ma tu sei preoccupata che torni realmente il fascismo? Io penso che quello che è accaduto alla Scala, entrando nel merito, è un atteggiamento fascista, perché non si identifica una persona, perché basta conoscere la polizia, basta conoscere di cose scaligere. Ma io ti volevo chiedere di un'altra cosa, ascolta, ti volevo chiedere un'altra cosa. Innanzitutto, so che tu sei molto sensibile ai temi del femminismo, hai una posizione estrema che io non condivido, ma ti voglio chiedere, fare un calendario con delle ragazze che si mettono in bikini oppure prenotare delle cubiste per una festa, lo trovi una cosa contraria, diciamo, ai tuoi ideali? Pensi che sia una mercificazione del corpo della donna? Pensi che sia mettere della carne femminile davanti allo sguardo vorace di un uomo, oppure pensi che sia la normalità? Guarda, è proprio violenza contro le donne, purtroppo violenza generata contro violenza contro dalle donne che sono complici. Da noi o no? L'ho sentita, però ti argomento la mia risposta, perché non è che sono dei tweet o dei threads, no? Le mie risposte sono articolate. È sul pezzo, però, Per quanto riguarda il momento degli avvocati, stanno passando un momentaccio perché per esempio l'avvocatessa del processo Grillo non mi è sembrata con quelle domande molto rispettosa di una ragazza che ha denunciato per una violenza sessuale di gruppo. Scusami, non mi interessa, dimmi se secondo te portare le cubiste è sbagliato. Allora, l'ordine degli avvocati di Roma avrebbe dovuto ricordare Martina Scialdone, sai chi è? Dovrei dire chi era, perché purtroppo è stata uccisa dal suo ex all'inizio gennaio, che è un'avvocato. E mi fate però non mi ascoltate, ragazzi, c'era un'avvocata che è stata uccisa dal suo ex, e quindi sarebbe stato bello che l'ordine degli avvocati di Roma, invece di fare quella festa con le ragazze seminude in questo momento, questa è la mia opinione, in questo momento storico, avesse ricordato una loro collega uccisa di femminicidio, uno dei primi di quest'anno, invece di fare quella serata, quella serata totalmente inopportuna, e ti dirò di più, super ipocrite le proteste il giorno dopo, se ne dovevano andare. Francesco, io sarei seriamente preoccupato se una persona come Anna Rita Briganti con le sue idee fosse in qualche modo, non dico con delle leve di comando, avesse qualche ruolo di governo, perché sarebbe un fondamentalismo assoluto vietare alle persone di festeggiare come vogliono. Le persone se ne dovevano andare, io trovo molto ipocrita la protesta del giorno dopo, vattene. Perdonami, allora io non credo che fare la cubista si voglia dire mercificare il corpo della donna, anzi credo che sia offensivo questo ragionamento nei confronti delle donne che fanno le cubiste. Allora le guardie, come si chiamano quelle del Papa, le guardie inglesi, come si chiamano? Le guardie svizzere le guardie inglese, ma ascolta, ragazzi, le guardie svizzere, vaffanculo, le guardie inglesi, ma le guardie
guarda Svizzera, cosa ti frulla in quel cervello? Come ti è venuto in mente il nesso logico di mi ha emozionato Parenzo, qua non passa, le guardie svizzere, come ti è venuto in mente di definire quelle del Papa le guardie inglesi? Cosa ti frulla in quel cazzo di cervello? Un cazzo mi frulla, che cosa ti frulla? Il capitano Uncino ti frulla. Regia, 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 regia. Segui il tuo capitano. Okay. Le guardie svizzere. Allora, le cubiste. Allora, le guardie svizzere, siccome stanno ferme 10 ore al giorno come dei palombelli, è mercificazione del corpo dell'uomo. Bello, ma dai, ma sono bello questo. No, ma che cazzo vuol dire? Ma cosa dici? Fermi. Ma noi nel 2024 abbiamo così, ancora le ragazze sulle tanti mezze nude. Ma di cosa stiamo calendario parlando? Invece, il calendario di San Benedetto del Tronto non sono donne in bikini. Io me lo sono studiato bene. Sono donne riprese e anche foto ritoccate, perché insomma è facile farsi ritoccare le foto, riprese sempre in parti intime, come se fossi arrivata ora e mi fossi spalmata sulla parete con sguardo lascivo, ma come no, se volessi fare l'amore fare, con questa se te parete dico, le ma fanno non fare è vero tesoro, quelle che hanno le gambe alte 3 metri e sono ma delle strafighe, sono, porca ma io puttana. Sto benissimo per come sono, ma tu pensi di offendermi perché non sono alta 1,80? No, no, Michion da Milano. Aspetta, non binario, un non binario, c'è cioè un non binario, Michion, dimmi. Vai. Pronto, mi sente? Sì, la ti sento. Il mio nome è Mike Juan. Ciao Mike. Il mio nome è Mike Juan e volevo parlare e rispondere proprio alle vostre affermazioni. Sì, dimmi. Sì, quali delle tante? Mi sentite bene? Sì, sì, perfetto. Dimmi. Ho sentito il signore, penso che diceva appunto sì, prima. Sì, sì. Ma chi mi ha che voleva però una persona non binaria gli dicesse sì, perché qualcuno di una persona di questo tipo dovrebbe dargli fastidio, sentirsi male se ti chiamo, se ti chiamo in un modo diverso. Ok, sì. No, se ti chiamo Giovanni invece di Giovan senza la i, diciamo, o Giovan con l'asterisco. Prego. Dimmi. Prego. Allora ti dà fastidio a te, non sì, ho capito. Cioè, prego. Allora lo immagini così, allora, se se si parla con una persona che non si conosce, appunto si può sì, dare però amico lei, mio, così ci stai già rompendo i coglioni. A te piace andare dentro un bagno? Mike, scusami un attimo, tu hai l'uccello o la vagina? Scusa, per capire. Queste sono domande private, però. Ma che private? Ma che cazzo, c'è due delle due una, o c'è l'uccello o la vagina. Poi puoi essere anche operato. Io ho l'uccello, lui ha l'uccello e lei ha la vagina. Poi dopodiché uno può essere operato, quello che ti pare. Dai, però è un argomento delicato. Se si vuole essere amici, ci si può parlare in modo che. In quale bagno vai? In quale bagno vai? In quale bagno vai? In quello che è libero alla fine, cioè, se... in quello, no, che quello che è libero. In quello dove sei, però tu vuoi dire che se io ti do del lui a te da fastidio perché sei non binario, quindi ti devo dare del loro, questo mi stai dicendo. Non è che devi. No, non mi stai dicendo devi, implicitamente se che amici si può far piacere. No, ma non stiamo parlando di amici, no, sto lui, parlando. Lui dice sì, che se vuoi essere corretto va non bene, devi dargli sto lui. Sto parlando di un professore che io in classe che deve essere così niente, perché niente ha senso, non deve essere niente in nessun modo, però se la gente vuole esserci più amici a vicenda e non vuole ma è ovvio, far sentire male le altre persone, potrebbero esserci più ma non ci deve essere vicenda, ma non ci deve essere nessun obbligo, quello è chiaro. Esther da Milano, fatemi sentire ragazzi che dobbiamo finire questo blocco. Esther da Milano, dimmi Esther. Guarda, prima di tutto viva la faccia di quella signora lì che ha telefonato prima. La prima di questa signora antifascista, la prima guarda, viva la faccia, viva. E poi io le dico: senta, lei se ne frega di tutto, no? Sì, io tutto, no, se ne, non so, sì, me ne frego di tutto. Se no, ne frega di tutto, no? No, no, non è vero, non me ne frega di tutto. Brava, però, bravissima. Però no, beh, lei quando una persona non la pensa come lei, no? Sì, sì, prende brava del cretino. No, non è detto. Certo. A lei spesso do dell'imbecille, signora. È un modo amicale. Prende dell'imbecille. La democrazia ha a suo modo solo a parte sua. No, perché si permette di insultare le persone che non la pensano torni come a fare lei. La classica minestrina serale, non per suo marito che purtroppo guardi, non c'è più, ma se non ricordo la male. Minestrina, quando sarà faccia vecchio, la minestrina. Non la troverà, non gliela farà nessuno. Ma chi se ne frega? Io non la voglio la minestrina, voglio crepare senza la minestrina. Fermi tutti. Ciao Francesco, a presto. Ciao. Saluta pure.